a 6 anni è salito per la prima volta su una barca a vela con il padre ed è stato un colpo di fulmine. Poi è arrivata anche la passione per la fotografia, due grandi amori che sono diventati un mestiere. A un certo momento, facendo delle foto che comunque faccio già da tanti anni, le riviste e altre persone cominciano a chiedere se posso vendere le mie foto e lì piano piano ho detto ma forse è meglio unire le due e non tornare più in ufficio. Jürg Kaufmann è cresciuto a Lugano, oggi gira il mondo, insegue le regate alla ricerca dello scatto giusto. Sei schiacci e dal momento che vedi che schiacci, che fa il click nella macchina, dici eccola, ci siamo. E dici ma questa qui è meglio che non la tocco neanche, è meglio che rimane così. Qui a Valencia conosce tutti e tutti lo conoscono, il mondo della vela è il suo mondo. E nel suo campo è un fotografo di fama internazionale, il suo sito internet in un anno ha registrato 8 milioni di visite. Alla mattina si esce sulla barca, barca dei fotografi come qua, con la barca che siamo qua adesso, e usciamo, seguiamo le regate, facciamo le nostre riprese, le nostre foto, sperando di farle più belle degli altri, poi si torna a casa, su 1800 scatti al giorno che facciamo, da quei 1000 si va giù a un centinaio, alla fine verranno forse pubblicati una decina o 5 foto. Lui che di regate ne ha viste decine è entusiasta delle imbarcazioni di questa Coppa America. È una vera Coppa America di Dove Keef, cioè vuol dire due personaggi che si danno la sfida e uno è uno svizzero e uno è un americano e le risorse economiche non mancano e si sfidano con queste bestie. Quando sarà archiviata questa 33esima edizione della Coppa America, ad aspettarlo ci sarà un altro aereo e una nuova meta. Per me la vela è una passione semplice. E dentro qua e rimane lì per sempre.